Le donne vittime della violenza. Ieri se ne è parlato tanto ed è stata una giornata particolare. Oggi vi proponiamo una storia forte, dura, ma che ci deve dare la forza della denuncia. Da Napoli, Anna Testa. Venduta a 14 anni per 20 euro, prima al compagno di sua madre, poi ad altri uomini. Dove ti portava? A casa del mare, sotto alle gallerie. Con Antonio sei stata la prima volta? Sì. Mia mamma ha detto c'è un mio compagno che ti vuole vedere. Tu devi andare là e lui a me mi dà 10 euro e a te ti dà 20 euro. Mamma dice sempre così, i vecchi pagano bene. Con sostegno della madre frequentava questi signori che davano qualcosa di soldi. Una donna debole, una donna insoddisfatta, vogliono che non faccia più danni. Un'orribile vicenda di degrado consumata nella patinata cornice sorrentina. Le vessazioni iniziano presto, i fatti risalgono al 2004, ma le botte hanno sempre scandito il rapporto madre-figlia. Mi picchiava, c'ho l'orecchio perforato nel 1998. Mamma mi dà tanti schiaffi dietro la testa. Quindi questo tuo modo di parlare è dovuto a queste percosse, a questi schiaffi, anche il braccio mi raccontavi. Sì, questo è il 2006, perché io volevo vedere al mio fidanzato. Lei disse no, quello è poliziotto, mi andare dentro le guai. Mi prese forte con i capelli a fare male. È giusto quello che mi sta facendo fare mia mamma, e chi lo sa se è giusto. Dell'orrore subito Maria ne parla con Don Natale, parroco della chiesa di Sant'Agnello. Quando lei disse che l'aveva denunciata, ho detto che aveva fatto bene. È uno dei peggiori frutti di questo ambiente in cui viviamo oggi. Qualche volta è venuta a chiedere aiuto per comprare qualcosa per le figlie, che dice che il marito non lavorava, insomma c'erano situazioni finanziarie precarie. Poi Maria trova tutto il coraggio che ha e denuncia l'orrore allo sportello anti-stalking. Inizialmente i servizi sociali sono stati attivi, però dopo abbiamo ahimè dovuto assistere a una totale inerzia. Davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata sfilano decine di testimoni, poi la sentenza. 12 anni alla donna per sfruttamento alla prostituzione, 7 all'amante per violenza sessuale. Intanto la donna è ancora libera. E quella giudice mi ha letto la sentenza, io a piangere di gioia. Quel giorno è stato il giorno più bello della mia vita. Che mamma sarai tu? Bravissima, non farò mai quello che ha fatto mia mamma. Domani si sfida.